La via dell'inganno. Per questa strada il traditore ha condotto l'esercito persiano oltre le linee spartane. Su questa via mi sento come se anch'io stessi tradendo Sparta.
Devo fermare il fuoco. Merda. Huh.
Per tutta la vita ho sentito racconti su Leonida. Non riesco a credere di essere nel luogo in cui si è fatta la storia. Termopili. Pare non sia possibile camminare qui senza sporcarsi i piedi di sangue. Se chiudi gli occhi, puoi quasi sentirle. Le loro grida di guerra, prima che l'ultimo di quei coraggiosi spartani morisse. Le loro voci si spensero quel giorno, ma la loro storia verrà narrata per l'eternità. Non mi hai portato qui per parlare dei caduti spartani. Che cosa hai in mente, Erodoto? La battaglia delle Termopili echeggia nei nostri cuori. Ma essere qui significa sentirla nelle ossa. Qui ci sono solo fantasmi. I miei pensieri sono per i vivi. Prendi la tua lancia. La mia lancia? Perché? Devo sapere una cosa. Erodoto! Sto bene. Le leggende sono vere. Questa è la lancia di Leonida. La lama dell'eroe. Dov'erano gli alleati di Sparta? Gli Spartani non furono gli unici greci ad affrontare Serse e la sua armata. In molti si armarono e si prepararono a combattere al fianco di Leonida e i suoi 300. Ma quando il possente re guardò nei loro occhi e vide la paura, li rimandò a casa. A me sembra follia, non coraggio.
La Pizia predisse che Sparta avrebbe perso o la libertà o il suo re contro i persiani. Leonida fece la sua scelta. Che cosa accadde a Leonida dopo la battaglia? Cerse era noto per onorare i guerrieri che si battevano valorosamente contro i persiani. Ma Leonida lo fece infuriare a tal punto che gli tagliò la testa e la conficcò su una picca. Seguì una battaglia feroce e i suoi resti furono reclamati dagli spartani e sepolti qui. Ora però riposa nel luogo a cui appartiene. A Sparta. Che ne è stato del traditore, Efialte? Re Sarse lo pagò profumatamente, ma tradimento genera tradimento. Fu messa una taglia sulla sua testa e morì come visse, da codardo. Sapevi che sarebbe successo? Non ero certo, ma lo sospettavo. C'è un luogo che credevo fosse solo un sogno. Finora. Una struttura curiosa sull'isola di Andro. Forme misteriose incise nella pietra. Non ho mai visto niente del genere. Vuoi andare ad Andro per mostrarmi delle forme? Nei miei viaggi ho sentito parlare di un'antica civiltà. Un popolo che venne prima. La tua lancia e quel luogo sono connessi. Hai nominato un popolo che venne prima. Di chi parli? Non erano dei, ma vivevano più dei comuni mortali ed erano molto più intelligenti. Ho visto le incisioni nelle grotte, strani simboli che sembrano indicare che è stata questa antica civilizzazione a creare l'umanità e a donarle il fuoco. Ma Zeus ha incolpato Prometeo. Già. Beh, forse la sua aquila ha divorato il fegato sbagliato. La lancia si è risvegliata di fronte a te, Erodoto. Mi fido di te. Tu mi capisci? Farò tutto ciò che è in mio potere per aiutarti a trovare tua madre, lo prometto. Ma prima dobbiamo andare ad Andro. Ci vediamo alla mia nave. Benvenuto a bordo della Trestia, Erodoto. Viaggerai con noi? Solo per un breve tragitto. Ho degli affari di cui occuparmi ad Atene. Erodoto mi sta aiutando a trovare mia madre. Gli dei ti hanno fatto incontrare Erodoto e a me hanno fatto incontrare te. Operano in modi che non possiamo comprendere. Non possiamo che andare dove ci conduce. Forse hai ragione. Io e Erodoto abbiamo anche dei nemici in comune. Come il Fenre? Sì, lui fa... faceva parte di una potente organizzazione chiamata Setta di Cosmos. Controlla il mondo greco tramite me. Lo permetterebbe? E ora sono sulle tracce di mia madre. Devo trovarla prima di me. E io credo che siano pronti a eliminare chiunque tenti di ostacolarmi. Per Hermes, l'oracolo è corrotto. E adesso questa setta. Sappiamo chi comanda? Non lo so con certezza. Credo che possa essere mia sorella. Tua sorella? Per Zeus, che vita complicata che hai! Non ne parliamo. Ma non temere! Ora la setta di Cosmos ha tre nemici! E uno di loro combatte come Atena e scaglia saette come Zeus! Scateneremo l'ira degli dei su di loro! È sempre così ottimista? Sempre! È per questo che mi piace! Che Poseidone ci porti ad Atene! Prima dobbiamo andare ad Andro! Allora, ad Andro! Ora che abbiamo le risorse necessarie, possiamo migliorare lo scafo della nave. Dobbiamo apportare qualche miglioria alla nave, se vogliamo andare in guerra. Che vuoi dire? Beh, è vecchia e non è nelle migliori condizioni. Non potevi dirlo prima che partissimo? Ora dove troveremo i materiali necessari in nome di Poseidone? Mio padre mi ha insegnato che il mare pretende un tributo. E noi faremo lo stesso.
Per fortuna il mare è pieno di navi pirata da abbordare e saccheggiare. Allora che aspettiamo? Abbordiamo un po' di pirati! Più veloci! Remi pronti per l'attracco! In posizione per partire! È bello rivederti! Dove andiamo? In posizione per salpare! Dobbiamo fare attenzione in queste acque, comandante. Abbiamo avvistato dei rottami! Ci prenderai! Non credo che siamo al sicuro. Qui siamo al sicuro. La baia di Maratona è lì davanti. Maratona, sai, la battaglia in cui una manciata di artemisi è arrivata da prima invasione persiana. Il grande Temisto! È un regalo di Persia. Non so se... Il luogo in cui il grande Teseo uccise il feroce toro di Creta. Ah, quella Maratona. Siete senza speranza. Tutti in posizione! Vi annienteremo! Pronti all'attacco nemico! Su i remi! Proiettili sfondati! Ci attaccheranno a momenti! Siamo al sicuro qui, comandante. Alexios, c'è una cosa. Ora chiedermi. Dimmi, la tua arancia. Dove l'hai portata? Ci lo spartano, non lo prendevo. Appaio la sua. Perché riportarla? Leonida era suo padre. Incredibile. E ti dà delle visioni. Forse cerca di guidarti e di mostrarti una via. Non solo. Mi aiuta in battaglia. Che vuoi dire? Io... non so come descrivere. È come se conoscesse in anticipo le mosse dei miei avversari, appena prima che le eseguì. Affascinante. È davvero straordinario. Ci avviciniamo all'isola di Anno, Alexios. Sì, e potremmo visitare la tomba del più grande mirmidone, Achille. Io ero più emozionato dal fatto che Andro esporta uno dei marmi più costosi del mondo. E questo è il luogo con le leggendarie rovine dell'antica civiltà di cui parlavate. Proprio questo. Cerca un grosso. Verso il mare aperto! Attraccate! Yeah.
qui. Come faccio a entrare? Chissà se... C'è là! Fatti vedere! L'esitazione altro non fa che portare... alla tomba, lo so, madre. Tu stai crescendo e la tua determinazione è molto forte, ma non agisci. Stavo per farlo. Lo so, ma sono momenti come questo a decidere ogni cosa. Avanti. La lancia di Leonida. Sei abbastanza grande. Forse la lancia di mio padre è un po' pesante, ma ora sei pronto. Ho sentito qualcosa. Oh. Questa lancia è magica. Racchiude un grande potere al suo interno. È appartenuta a una stirpe di eroi incredibili. Lo stesso sangue scorre in te e in me, in tutta la nostra famiglia. In tutti noi. Pensa a Leonida. Aveva un grande coraggio e ha compiuto un sacrificio enorme. Tu possiedi il suo sangue e la sua stessa forza. Riusciamo a percepire certe cose intorno a noi. È il dono della nostra famiglia. Ma non tutti riescono a capirlo. Alcuni riconoscono il potere che abbiamo e vorrebbero averlo per sé. Cercheranno di portarcelo via. Non lo permetterò. Lo so. Tu sei un guerriero. Se andremo sempre avanti e se non ci volteremo mai, saremo invincibili. Arriva una tempesta. Allora forse è il momento di andare avanti. Madre, non ti ho dimenticata. Per gli dèi, chi ha costruito tutto questo? Come può esistere un luogo simile? Come potrei spiegare una cosa del genere a uno come Marco? C'è un bagliore laggiù.
Creazione attivata. Sincronizzazione e ritrasmissione cronicità. Contatto. Deimos. La forgia. Lo sapevo, ti ho lasciato troppo nell'Animus. I tuoi parametri vitali sono critici. Non capisci. È la conferma che Alexios non solo possedeva tecnologia ISU, ma poteva anche potenziarla. Immagina la potenza di quel bastone. Lo ammetto, sarebbe una scoperta incredibile. Ma sono un medico e devo verificare che tu stia bene. Ora riposati un po' prima di tornare da Alexios. Se insisti, ma solo perché ho del lavoro da fare qui fuori. Ritrova la lucidità. Ci manca solo una leader con i sintomi dell'effetto osmosi che si mette a infilzarci con la lancia perché pensa che siamo i Titi o Traci. Non lo farò, anche se i Traci sono simpatici. Siamo una squadra. Ti copriremo le spalle finché non avrai finito di indagare. Lo so. Ieri Kyoshi ha reso sicuro l'attico e tiene tutto sotto controllo. Alanna è disponibile per fare ricerche storiche. E io sono qui per te se ti senti confusa dall'Animus. La mia psicologa. Dottoressa, come ti senti ora che siamo vicinissimi al bastone? Il bastone è importante, ma i Templari e gli Assassini hanno già trovato bastoni dell'Eden in passato. Nikola Tesla ne ha fatto esplodere uno in Russia, mi pare. Stavolta è diverso. Se quello che ho visto in Egitto è vero, questo bastone non controlla solo la mente, ma anche la materia. E il tempo. Immagina riscrivere le leggi dell'universo. La lancia che hai trovato è qui e non fa proprio nulla. La lancia è legata a una stirpe. Leonida, Alexios e Deimos, cioè Cassandra, erano intimamente connessi a essa. Ma sei sicura di poter usare il bastone di Ermete? No, ma se lo prendono i Templari non si fermeranno finché non troveranno chi possa farlo. Allora, che ne pensi del mio nuovo Animus? Vuoi dire il nostro nuovo Animus? È roba dell'Abstergo. Che io ho modificato in ogni minima parte. È un prototipo di console Animus variante Brahman con capacità input-output potenziate al massimo. Ultra portatile, con più potenza di calcolo di NASA e CERN messi insieme. Vado a farmi un giro. Peccato non avere più accesso alla palestra dell'Abstergo, eh? L'iscrizione costa troppo. Perduto di Erodoto, la lancia di Leonida. Se non lavorassi per gli assassini non ci crederei. Non so ancora se ci credo, ma con un po' di fortuna e di ricerche avremo la scoperta archeologica del secolo. O meglio, l'avremmo se potessimo pubblicarla. Affascinante. Laila, riesci a credere che stiamo incontrando Erodoto in persona? Ci credo e come? Parla un sacco. Posso fare qualcosa per te? Quello che sto vedendo di Alexios corrisponde alle tue ricerche? Ho impostato l'Animus per usare il libro come riferimento. Quel libro è un'opera perduta di Erodoto. Lui ha praticamente inventato la documentazione della storia. Le figure storiche corrispondono. Cleone, Pericle. L'opportunità di vedere il passato è il motivo per cui mi sono unita agli assassini. I più lo farebbero per giustizia o per saltare da un tetto all'altro, ma sì, anche la storia è interessante.
Adoro la storia fin da quando mio nonno mi raccontava di suo nonno irlandese. Era un marinaio e un avventuriero. Io porto avanti la tradizione di famiglia. Mi sento così fortunata. La fortuna la si crea. Perché me lo ripetono sempre tutti? Ho incontrato Erodoto, ma non so molto di lui. È un genio. Le sue storie sono considerate il testo più importante della Grecia classica. C'è gente che ha basato la propria carriera sull'analisi delle sue parole da prospettive diverse. Vederlo nel suo mondo, camminare nella polis e... scusami, è praticamente il mio eroe. Ognuno ha i propri eroi. Yeah. Ti lascio al tuo lavoro. Se ti serve qualcosa, fammi sapere. Sei sicura di voler rientrare nell'Animus? Ho idea che starai lì dentro per un bel po'. Sì, sono pronta a tornare da Alexios. Ok, sarò sempre qui con te. Ora la mia lancia è più forte. La setta non ha speranza. Thank you.